profondo un desiderio nascere, è la voglia di partire che continua a crescere, verso l'orizzonte possiamo camminare, ricorda che solo chi sogna può volare. Cammino con la saggezza del viaggiatore, vivo con gli occhi di un sognatore. La felicità non è un semplice traguardo, ma la direzione del nostro sguardo. È giunta l'ora, è giunto il momento di essere protagonisti del nostro tempo. La strada è la stessa anche se siamo lontani, servire la sfida, il futuro è domani. Affrontiamo con coraggio ogni salita, diritti al futuro sulle strade della nostra vita. Calore, ogni momento ha un suo dolce sapore, vediamo in lontananza una stella brillare, certezza di qualcuno a cui potersi affidare. Insieme la bellezza della condivisione, le semplici emozioni di una canzone, insieme costruiamo un mondo migliore, liberiamo il futuro col coraggio. Sullo sfondo sporchiamo le nostre mani in questo mondo, non si può più stare fermi ad aspettare, il nostro sorriso ha ancora molto da dare. Sentiamo che l'amore non è mai abbastanza, tutti vogliamo gridare che c'è ancora speranza, a chiunque incontriamo vogliamo far capire che il nostro stile è sempre pronto. Ci ricorda che ogni istante dobbiamo dar colore, l'idea di un cambio.
delegato regionale Abruzzo. Ciao a tutti, siete fantastici! Non ho sentito! Concludiamo invitando, concludiamo no perché andiamo ancora avanti. Qualcosa da dichiarare? Qualcosa da dichiarare? Oggi compie i 18 anni, di Trascoli, viva lo scautismo, e Veronica Matteo. Grazie. No. Grazie. Grazie mille.
allora, una promessa che ci unisce tutti ancora, nei cieli di Roma, e che rifaccio tutto a mondo adesso e qua. In secolo di sfide, senza mai paura, da tutti i continenti lo cantiamo a squarciagola, che tante sono le lingue, ma è una promessa sola, che dalla montagna riuscirà la terra con il nostro Signore. Ora, in alto. Certo, quando mi hanno telefonato per dirmi che c'era questo incontro ho detto subito di sì. Andrea era negli Stati Uniti ancora e gliel'ho fatto sapere subito via Skype. Siamo qui con voi. La vostra storia è una storia di sfortuna e di fortuna, è una storia dove il caso ha giocato tantissimo, dove il caso ha voluto che vostro cugino fosse ammazzato, il caso ha voluto che voi invece vi salvaste. C'è un coraggio del sopravvissuto, c'è un senso di colpa per avercela fatta? Sì, per me sì. E voglio dire che non ho tutti i giorni questo senso, questo peso nello stomaco, ma oggi ad esempio quando se ne parla sì. Però noi ci siamo adattate subito a quella vita, perché lì ho scoperto che non ero come tutti gli altri, ero ebrea, e mi sono detta, boh, sono ebrea, quindi gli ebrei devono vivere così. E questo era un ragionamento che avevo 6 anni, poco più di 6 anni, quando sono stata deportata. E ho pensato questo. Adesso invece cosa penso? Penso che
Molte volte la religione purtroppo ci divide, oggi come oggi. In questo sport, mia figlia che è piccola, quando andavo negli Stati Uniti, che rimanevo per tante ore sola a casa, lei mi ha detto: comincia mamma ad allenarti. Ogni giorno fai un piccolo percorso e ogni giorno aumenta il percorso. E mi sono innamorata, devo dire la verità, di questo sport e lo faccio molto volentieri. E partecipo a delle gare negli Stati Uniti e l'ultima che ho fatto e sono arrivata terzo della mia età. E qual è il valore della strada per te? Cosa rappresenta quella strada? Quel traguardo? Rappresenta, sembrerà strano, data la mia età, rappresenta il futuro. Però so che Sergio ed Elena, che dovrebbero essere qui davanti, gli incaricati nazionali, eccoli qua, hanno scelto di regalarvi il fazzolettone, che è il simbolo, è la promessa, è il simbolo di appartenenza. Elena, a te. C'è il coraggio della memoria, c'è il coraggio della testimonianza, e c'è il coraggio di un'umanità che va oltre ogni impensabile disumanità, e per questo noi vi ringraziamo. Grazie. Con questo gesto di mettervi il nostro fazzolettone al collo vogliamo rappresentare un ideale abbraccio che tutti gli scout vi fanno, e con voi abbracciamo le milioni di persone che hanno conosciuto la follia dell'uomo, e vi garantiamo che qui 30.000 ragazzi veglieranno perché certe cose non succedano più. Grazie. Quando eravamo in Inghilterra dopo la guerra, vestivano sempre mia sorella di rosso, sì, rosso. Ed io di blu o di azzurro, che naturalmente oggi non ho. Ma insomma, sono rimasti i nostri colori preferiti. Sento nel profondo un desiderio nascere, la voglia di partire che continua a crescere. Verso l'orizzonte possiamo camminare, ricorda che solo chi sogna può volare. Cammino con la saggezza del viaggiatore.
sabbia, vieni qua, specialità di mani abili, non tirarmi la sabbia. Ciao. E cuore e azione, cioè la parola coraggio è l'incontro di queste due parole, il cuore e l'azione, ovvero agire seguendo il cuore. Questa è una cosa semplicissima, sembra quasi una frase da cioccolatini, ma in realtà è una specie di faro costituente della mia personale fede nell'esistenza. A tutte le nostre paure. E poi ho capito che il coraggio è quella cosa che ti fa dire grazie! Grazie davvero a tutti gli artisti che si sono messi in gioco, grazie ad Alex Bellini, grazie a Silvemma, grazie a Simona, a Vittorio, grazie a Frankie, grazie a Fabio Gela, grazie a Tatiana Andrabucci, un grazie a Elena e un grazie a Sergio che insieme a tutti gli altri organizzatori della ruta hanno voluto questa serata, ma un grazie anche ai tecnici che sono là dietro, che sono qua, un grazie a Silvia, un grazie a Viola, un grazie a voi che ci avete creduto, ma soprattutto un grazie a voi che ci credete. Frankie, ci sei? Noi usciamo allora? Ti lasciamo sul palco! Inseguendo la memoria su strade molto strette, su per le salite senza avere una borraccia, su per le discese con il vento sulla faccia, perché la bicicletta non importa dove porti, è tutto un equilibrio di periodi e di rapporti, è tutta una questione di catene, di corone, di grasso che lubrifica la vita alle persone. Come nella vita c'è una ruota che gira, una ruota che spinge con quest'aria che tira, se una ruota si fora, la caduta è sicura, una toppa ripara, una ferita si cura. Che se non ti deconcentri, devi far coincidere i pesi e i baricentri, l'impegno di una coppia per un singolo momento, due le forze in gioco, un solo movimento, insegui la tua storia ovunque vada, pagina chilometri di strada, hai voluto una bicicletta, stretta, più stretta, insegui la tua storia ovunque vada, pagina chilometri di strada, hai voluto una bicicletta, di noi. È una notte che abbiamo incominciato con battiti di coraggio che hanno acceso i nostri cuori. Non so a voi, ma a me ha fatto battere tanto il cuore la danza di Simona e di Maria Cristina. Scrivi, perché queste parole sono certe e vere. E mi disse: ecco, sono compiute. Io sono l'alfa e l'omega, il principio e la fine. A colui che ha sete, io darò gratuitamente da bere, alla fonte dell'acqua della vita. Chi sarà vincitore erediterà questi beni. Io sarò suo Dio ed egli sarà mio figlio. Poi venne uno dei sette angeli, che hanno le sette coppe, pieni degli ultimi sette flagelli, e mi parlò. Vieni, ti mostrerò la promessa sposa, la sposa dell'agnello. L'angelo mi trasportò in spirito su di un monte, grande e alto. Mi mostrò la città santa, Gerusalemme, che scende dal cielo, da Dio. Sentinella, quanto resta della notte? Prima che partiamo noi ce ne vuole. Thank you.
Allora, buongiorno a tutti. Buongiorno. Iniziamo con quattro notizie logistiche. Ok? Quindi, allora, laggiù siamo pronti? Oh! Quartiere Ferretà, via! E al ritorno, ce la facciamo? Tutto bello, sonno? No. Avete sonno? No. Sì. Ma di chi è il compleanno oggi? Ilaria! L'onomastico di Lori. Oh Ilaria, ma la festa di ieri sera quanto ti è costata? Beh dai, diciamo non troppo, è stata una cosa modesta. Ah, proprio così, giusto un incontro tra amici. Sì. Ok. Avete mangiato bene alla festa di Ilaria? Sì, poi il momento in cui ci hanno tirato il budino con delle mini catapulte, veramente emozionante. Buono, eh? Cecilia, quando hai mangiato bene? Gli antipasti li hai graditi? Sì, da morire. Il primo era buono, eh? Il farro c'era. Va bene, chiudiamo qui questo collegamento in diretta, ci sentiamo dopo alla messa, verrà anche il Papa, eh? Salutate, ciao, ciao. Possono stringere, perdonare e costruire cattedrali. Possono dare da mangiare e far fiorire una preghiera. Perché tu, solo tu, solo tu sei il mio maestro, insegnami. Mentre si canta, si cerca il canto popolare del rossignano unico. Io lo dico a tutti, io lo dico al parco perché la ragazza si è sentita male. L'unico maestro sei per me. Nel sogno dell'amore di Dio, per me, per noi. Dice un amico, siamo fatti per camminare, crescere e divenire. Ed egli il Signore, è il Dio con loro, è il Dio con noi, è il Dio con me. E ha abbracciato la sua croce come fosse la sua donna e la mano con la fine, ecco un po' così vorrei. Come soffì che non si è fatta spaventare dall'orrore della morte, è rimasta dritta in piedi, portarono la pietra in mano e la morte con la fine, ecco un po' così vorrei. Deve raggiungere l'acqua,
Questo è il calice del mio sangue, per la nuova ed eterna alleanza, versato per voi e per tutti, in remissione dei peccati. Fate questo in memoria di me. Al Signore
ci dia la benedizione. Vi benedico nel nome del Padre e del Figlio e dello Spirito Santo. E per favore vi chiedo di pregare per me. Le passiamo per un saluto. Grazie. Pronto? Pronto, Santità, non so se lei possa vederci, certamente ci ascolta. Qui noi vediamo una grande platea di giovani azzurri, ragazzi e ragazze pieni di entusiasmo che hanno fatto i loro sentieri in questi giorni, confessandosi, facendo adorazione, l'adorazione eucaristica che lei tanto ci ricorda e ci richiama e ci spinge. Cristo è il nostro centro, come lei continuamente ci esorta a ricordare e a vivere. Ero in attesa della sua parola, l'hanno ascoltata e come se fosse stato lei, Santità, qui presente, ha sentito il nostro entusiasmo, il nostro saluto e il nostro grande calore attorno a lei e alla sua persona. Vogliamo accompagnarla nel suo viaggio apostolico in Corea, con la nostra preghiera e con il nostro affetto e il nostro pronto ascolto alla sua parola. Grazie, Santità. Grazie tanto, Inezia. Allora, la messa si conclude sempre con la benedizione, come ben sapete, come tutti sappiamo, la benedizione l'abbiamo ricevuta. E come me, un po' fragile, un po' forte, io non credo nella sorte, credo in te, non ho paura, credo in ogni tua creatura, e lo dico anche ai miei figli.